Con le votazioni di ieri non c'è stato alcun aumento delle tasse, né l'IMU né la Tari sono state aumentate. Sia l'IMU che la Tari sono state confermate quanto ad aliquote rispetto agli anni precedenti. C'è stata invece una riduzione, una piccola riduzione, tenendo infatti fede ad un impegno preciso assunto dall'amministrazione. Con gli operatori economici è stato previsto che le utenze non domestiche che hanno subito durante il lockdown la chiusura forzata delle proprie attività, è stato previsto che queste attività beneficino di una riduzione del 25% della parte variabile della tariffa. Probabilmente non cifre dell'altro mondo, 100-150 euro, ma che in questo momento per un'attività credo che costituiscano più che un segnale di incoraggiamento, ma un segno tangibile di vicinanza e di condivisione della difficoltà del momento che stiamo vivendo. Bene, questa riduzione delle tasse della Tari è stata votata dalla maggioranza consiliare. Non è stata votata perché si sono espressi in maniera contraria, inspiegabilmente dal mio punto di vista, i consiglieri Di Santo, Prinzi e Impalà, che oggi dicono delle cose non vere, sperando di generare una confusione nella quale invece i cittadini patesi sono sicuro non cadranno.